Ciao, ciao, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La zanzara. Gianni, Asi, Argento e Corona, Crociati! Me too, porca puttana, me too! Certo, Davide, che la tua eroina del Me Too si è messa con Fabrizio Corona. Io non dico niente perché si è messa, si bacia, frequenta Corona, di cui a me non me ne frega assolutamente nulla, zero. Però certo non è il simbolo dell'emancipazione femminile, non è il simbolo del riscatto della donna, il signor Corona, no. Cioè, se uno deve scegliere un simbolo per il Me Too, questo movimento femminista, neofemminista, che io dico fondamentalista, questo movimento certo non può essere rappresentato dal signor Corona. Eppure la vostra eroina, la signora Asia Argento, frequenta, dice che ha un sogno, lasciatemi inseguire un sogno, va benissimo, per carità, chi se ne frega. Però certo quello non è il simbolo, no? Non è certamente il simbolo, o sbaglio, caro David? O sbaglio, e dai. E sta zitto perché non può dire nulla. Sta zitto, non può dire nulla, naturalmente. Non è il simbolo, signor Corona. Non è il simbolo, eh. Vittorio Feltri con noi, eccoci qui direttore, come andiamo? Bene, buonasera a tutti voi. Allora, intanto... Come stai? Un trionfo. È un trionfo. No, è un tripudio. È un tripudio, no, un trionfo, è quello, un tripudio. Questa è la cosa che uso anch'io di più a casa, devo confessare questo. Quando mi chiedono parenti, familiari, cioè l'unica cosa che mi accomuna al direttore, mi dico come stai oggi? Un trionfo, questo lo dico se anche a casa. Cioè avete l'unica ho cosa introdotto, che... No, ho introdotto, dicendo che il copyright Vittorio Feltri, ho introdotto questo, anche i miei figli, il mio figlio più piccolo. Come stai? Gli ho detto come stai amore? E lui un trionfo sempre. Bellissimo. Mio figlio piccolo che l'unica ha 5 cosa anni, che vi tiene insieme. L'unica, allora, l'unica, voglio l'unica. Chiedere al direttore una avanti. Cosa. Ma a Bergamo, secondo te, quello che è successo in Sicilia poteva accadere o no? Diciamola tutta la verità. Bergamo non sarebbe potuto succedere perché non ci sono cose possibili. Però io non voglio criminalizzare le zone dove si costruisce abusivamente, perché la responsabilità è delle amministrazioni locali, perché è difficilissimo abbattere una casa abusiva, ma è anche difficile costruirla perché servono dei mesi per erigere un edificio, no? Ma nessuno se ne accorge, vuol dire che nessuno controlla. Se nessuno controlla, cosa accade? Che nasce una complicità tra gli amministrati e gli amministratori, i quali hanno sempre bisogno dei voti degli amministrati, per cui questo tipo di delinquenza, di criminalità diventa un fenomeno sociale, perché se tu costruisci la casa abusiva e non sei stato punito, me la costruisco anch'io. No, ma certo, però è chiaro che queste cose qui, diciamo la verità, succedono soprattutto al sud, cioè non è che... Vabbè, solo al sud. Esatto, ma questo perché secondo te? Qualche mansarda se l'è fatta condonare anche al nord. Ma non stiamo parlando di mansarde, però, ma non stiamo parlando di mansarde qui, dai. Discorsi del cavolo, il problema è che costruiscono le case. Esatto. Nel greto del fiume, oddio, l'hanno fatto anche a Genova. Appunto. Appunto. Che per ora è il sud della Svizzera, Genova, questo è vero, perché è il sud della Svizzera. Svizzera però. Cosa c'entra la Svizzera? No, c'è sempre qualcosa che è più a sud di qualcos'altro. Ma non c'è neanche un confine con la Svizzera. Esatto. Ma secondo te, scusami, Vittorio, secondo te al sud sono un po' più predisposti a questa illegalità? Secondo me sì, questa è la mia idea, per mille motivi. Sì, ma guarda, si adattano, perché è l'ambiente che condiziona i comportamenti. Cioè, se un siciliano, un napoletano, viene a Milano dopo 2 anni, è più milanese dei milanesi, ma se vive in quell'ambiente dove è nato, cresciuto e ha respirato quell'aria anche di illegalità diffusa e praticata da tutti, è normale. Se tu dici un napoletano, un milanese, quando viene un napoletano, un calabrese, vengono a Bergamo e naturalmente a Bergamo trovano tutto a posto, cioè tutto, e si adattano alla legalità, si adattano alla civiltà. E trovano altri lati. Preferiscono la legalità perché capiscono la civiltà. Che vivono meglio, ma è normale anche a Milano è pieno di calabresi, di pugliesi che vivono tranquillamente, non li distingui assolutamente dagli altri, hanno un comportamento civile, perché non c'è nulla di antropologico che ci divida noi del nord al sud, però l'ambiente è quello che è al sud, e è chiaro che questi poveracci poi alla fine si adattano e si
comportano male, come tutti gli altri peraltro, e quando si comportano tutti male, anche a te non sembra di comportarti male. Certo, non c'è dubbio, però qualcosa di antropologico c'è, diciamo la verità, direttore. No, c'è. Io non vedo niente di antropologico, perché ho fatto l'esempio, quando arrivano i meridionali, arrivano qua, io per esempio frequento anche dei carabinieri per motivi di lavoro. Tutti del sud, ovviamente. Quando tutti del sud, prevalentemente del sud, quando arriva l'estate, che sentono un po' il richiamo della famiglia, no? Della foresta, andare a salutare la mamma, eccetera, chiunque. Mi confessano che non hanno nessuna voglia di fare il viaggio, di andare in questo ambiente, se non per i coglioni. Sì, perché a tornare al sud. Io parlo per esperienza, io non ho nulla di ideologico. No, beh, certo, non c'è dubbio. Tu una volta eri un grande sostenitore, per esempio, della separazione. Diciamo la verità, è un altro il sud, è un altro, non è, cioè, sono due paesi diversi. Cioè, diciamola tutto. Io sono per l'autonomia, e in effetti ho fatto anche una campagna con il mio giornale, in modo che la Lombardia sia autonoma, il Veneto sia autonomo. Ma fosse per te, questo ci sarebbe anche l'indipendenza, però, dai, diciamo la verità. Cioè, no? Vabbè, adesso l'indipendenza sarebbe una forzatura. Ma tu abiteresti al sud, diciamola tutta. Tu abiteresti? Io ho frequentato molto il sud, perché avevo una zia che stavano in Molise, dove peraltro c'è la più alta percentuale di abusivismo. Esatto, 71 edifici su 100 sono abusivi. Però io mi sono reso conto che quella povera gente vive così, perché è nata lì, ha avuto questo tipo di educazione, eccetera, quindi non riesce a immaginare un modo diverso di vivere. Che è quello dell'inciviltà, fondamentalmente. Che è quello dell'inciviltà, Anche del pelandronismo spesso, no? Cioè spesso. Ma poi c'è anche quello, ma sono tanti i fenomeni. Sì. Poi hanno tutti la panza, sono tutti grassi con la panza e si muovono a fatica. Ma è così. Ce l'hanno anche quelli. Ma al sud di più, però tipico del sud avere questa panza. Mangiano enorme. Di più, non fanno un cazzo. Ecco, stereotipo. Ma scusa, tu hai fatto il fascistometro della Murgia? No, volevo farlo. Ma io diciamo che nella vita sono stato di tutto, nel senso che ho cominciato a 18 anni a iscrivermi al Partito Socialista, sono stato tutto, voglio dire, meno che fascista, per cui queste cose mi fanno semplicemente ridere. Sì, è una puttanata, dai, cioè praticamente attribuire al fatto che uno è un po' di destra, oggi ha delle posizioni sugli immigrati, subito la patente di fascista. Ma cosa c'entrano gli immigrati col fascismo? Perché quando c'era il Duce, per fortuna non c'era neanche l'immigrazione. In che c'entro? Ma in che senso? C'erano le leggi razziali, per forza. No, che c'entra questa? C'entro le leggi razziali con l'immigrazione. Ah, tu dici che il Duce faceva... Scusa, ma sei sicuro che Parenzo stia bene? Perché... Sto benissimo, ma non capisco. Fai dei ragionamenti così coglioni. Ma io veramente, io sto benissimo, ma ci sono delle cose che io davvero non capisco. Dirò a Melania di intervenire. Ecco, sì, grazie, quello è meraviglioso. Che ti perfetto. Possa curare, no, anche veramente... magari con un sostegno da parte della regione Lombardia per chi è rimasto indietro. Ma va benissimo. Però ci sono. Lombardia cura tutti i malati, quindi è disposto a curare appunto. Però scusami, che dici? Io detesto i luoghi mediche, comuni. Abbi fiducia della scienza. I luoghi comuni. Detesto i luoghi comuni. Ma no, non ha detto niente. Lui ha detto semplicemente che con Mussolini non c'era l'immigrazione. Diciamo, meno male, no? I treni arrivavano in orario, d'accordo, va benissimo. Perché e quindi... ti serve una cosa così da sottovalutare. Ma cosa vuol dire? Adesso invece io prendo il treno per venire a Roma, prendo la Freccia Rossa che mi costa 200 euro. In prima classe, certo, non sono mica uno straccione come te. Ma io per cui cosa io c'entra? Arrivo in a prima Roma classe un'ora di ritardo e quindi mi cavolo. Certo. Ma cosa c'entra il fascismo però con questo? Lui dice no, sei tu che hai tirato in ballo il fascismo. No, perché ho detto tra i luoghi comuni. Tu sei il luogo comune incarnato. Ma io? Hai fatto un giornale su questo, sui luoghi comuni. Oggi c'era un articolo pazzesco di Gianluca Veneziani, l'ultimo ambientalista è stato Mussolini. Ma che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire? Vuol dire se tu ma che vuol letto dire? Ma l'ho letto purtroppo strabuzzando gli occhi, l'ho niente, letto. Perché secondo me non hai letto neanche Pinocchio. Dai. Ma ce l'ho qua davanti, purtroppo. Purtroppo. No, libero. Fermi là, che adesso fermo la Vittoria, un attimo solo. Sì. Signor Macron,
Non hai capito, Macron, che le cose in Italia stanno cambiando. Adesso basta, Macron, ci hai rotto le scatole. Ricordati che la pazienza dell'italiana ha raggiunto un limite. Tu che sei stato eletto perché lo hanno voluto le multinazionali, tu che pensi di continuare a svolgere una politica imperialista in Africa, è venuto il momento della resa dei conti. Signor Macron, eletto da lobby di potere che ha ingannato il popolo francese, che ormai ti comincia a odiare come ti stanno odiando ormai da diverso tempo gli italiani. Dei conti, signor Macron. La zanzara. Giuseppe, buongiorno amore mio, come stai? Quando mi vieni a trovare? 1, 2, 3, 4. I soliti ricatti qua mi mandano i messaggi. Ma io dico, come se... ste signorine che ti chiamano, ma non puoi fatele chiamare direttamente, sì, a casa. Sono sta questi gente qua. Io conservo dei messaggi ogni tanto che vengono rubati, sottratti da questi, sì, maledetti, sì, che sono dietro così, dietro. Dei leaks. E me li mandano in leaks, onda. Me li mandano in onda. Ma siamo sei? Con direttorissimo, direttore di Libero, grande Vittorio Feltri con noi. Allora, caro Vittorio, però io voglio da te una parola definitiva sulla vicenda Salvini-Soardi, perché sì, fino adesso non hai parlato, sì, non hai parlato, però tu conosci bene, soprattutto Salvini, la Soardi probabilmente la conosci bene, anzi non la conosci per niente, no, immagino, no. E allora, secondo te Salvini dovrebbe tirare un sospiro di sollievo, cioè questo ti, cioè nella, per come tu intendi i rapporti, dopo quello che è successo, chi è che ci ha guadagnato? Beh, io sinceramente non conosco dall'interno la vicenda. Io la Isoardi la preferisco a Salvini dal punto di vista questo estetico. Ah, beh, questo, sì, su questo non c'è dubbio. Possiamo dopodiché concordare però, tutti. Si sa anche che dopo un po' che frequenti una donna anche bellissima ti rompi anche un po' i coglioni. Non c'è dubbio. Questo succede. Per cui, non conoscendo i motivi... Sì. Della separazione, della rottura, non riesco a dare una opinione avveduta. Penso che però Salvini continuerà a essere Salvini, e la Isoardi credo che non abbia un po' molto meno da un perdere, perché in fondo lei il suo lavoro l'ha sempre fatto. Però... Vabbè, mi pare di capire che non te ne freghi troppo di questa vicenda. Nulla. Cioè, non sei niente. No, non è vero che non me ne frega troppo, non me ne frega assolutamente nulla. Nulla, sì, esatto, non te ne frega nulla. Però potrebbe influire, potrebbe influire su Salvini vicepremio, su Salvini politico. Spesso gli uomini cadono sulla fica, è successo anche a Berlusconi, no? Cioè è diverso però Salvini, sì, da Berlusconi, mi pare di capire. Sì, siamo in situazioni diverse, perché Berlusconi pensava solamente alla fica. Parliamoci. Aveva un condominio pieno di oggettine, di non so se si possono chiamare mignotte, perché io non voglio offendere nessuno. No, però è chiaro che un condominio pieno così suscita l'invidia di molti italiani. Sì. Io stesso per un certo periodo ho vacillato, però beato Berlusconi che ha... Hai vacillato questo, nel senso volevi anche tu fare parte del condominio? Sì. Diciamo. No, dal condominio no, avrei voluto usufruire, sì, certo. Ma basta che non parli Parenzo. Ma dopo una certa età uno si dedicherà ad altro, no? Ma perché invece uno si dedicherà ad altro? Tu, questa roba. Tu non ti sei mai dedicato ad altro, perché tu ogni volta che hai un'erezione ti sposi. Perché uno dopo i 70 anni non può scopare dopo i 70 anni, Davide, non ma no, ma dico, mettitela via dopo un po', sei arrivato a 70 anni, fai il direttore di un giornale e basta, mettitela via, legatelo, leggiti un libro, coccola i gatti. Vado io a me stesso, non ho bisogno di un coglione come te. Coccolati i gatti, che hai quei gatti che saltano sui tavoli mentre si mangia. Ma dai, facciamo un annuncio, che Ciccio ha trovato pare una fidanzata, no? Mi pare di capire. Chi se ne frega? Sì, ma quale fidanzata? Una bellissima fidanzata da parecchio tempo, se la tiene, e io per i miei gatti provo molta più stima e ammirazione
di quanta ne provi per quel parenzo lì. Io vabbè, poi peraltro io discuto con chiunque a parità di sintassi. Sì. Pertanto se dici non è la tua altezza, non è la tua altezza, non posso dibattere con parenti. Però comunque tu stai dicendo che la cosa è diversa. Berlusconi aveva un condominio, cioè, mentre Salvini dici non è della stessa pasta, mi sembra. Anche lui, no, va, anche lui piace fatto, la fica, eh? A Salvini non è che non gli piace benissimo, cioè, ma a tutti piace adesso, non è che noi due vabbè, possiamo no, intervenire in questo dibattito. Assolutamente, no? Se piace anche a noi, non c'è di male, ma voglio dire, non è che se lasci una donna poi hai una catastrofe politica. Sì. Se a me io al posto di Salvini avrei lasciato Di Maio anziché Laisoardi. Ah, perché a te risulta che sia stato lui a lasciare lei, cioè Salvini a lasciare Laisoardi, mi sembra. No, non mi risulta niente perché non ho parlato però con tu lui, dici se uno deve lasciare qualcuno era meglio che lasciava Di Maio su questo. Adesso mi pare evidente scontato. Tutto sommato adesso possiamo dire tante cose brutte anche da Laisoardi volendo, però è una bella ragazza, quindi questo perdere, non c'è dubbio. Una bella ragazza può anche un po' dispiacerti, dopodiché ne trovi un'altra e non ti dispiace più. Esatto. Io penso che Salvini non avrà difficoltà a sostituire la Isoardi con un'altra degna della precedente. Assolutamente. No? Senti, ma qui mi è impazzito l'improvviso Sgarbi, però, ragazzi. Io Vittorio ci sta seguendo. Allora io abbandono. No, adesso ti lascio, però. Ma è impazzito perché continua a mandarmi l'articolo 10 del. Siccome è ormai diventato praticamente come Saviano, c'è dice ragione. Che l'immigrazione. Dice Sgarbi che l'immigrazione va accolta praticamente tutta. Cioè, un immigrato per fame ha la stessa dignità di un immigrato, diciamo, politico, di un immigrato, di un rifugiato. Per me non dovrebbe entrare nessuno, manco quelli che vengono dalla guerra. Però insomma, vuol dire non deve entrare nessuno. Ma per me non deve entrare nessuno. Posso? Io la penso come te, Cruciani. Per me non deve entrare nessuno, né quelli dalla guerra. Il pensiero semplificato, per forza. Io non l'avrei fatto entrare neanche Parenzo. Sì, perché è nato qua, però quindi non c'è da entrare. Vabbè, nessuna parte. È nato quindi. Accidentalmente qua. È nato qua, quindi. Non c'è. No. Senti, Vittorio, l'ultima cosa, ma non è che ci ripensi su Mediaset? Ormai è finita quella storia lì, no? Cioè, finita. No, è finita, ma io con Mediaset non voglio più avere nulla a che fare perché. Sono persone abiette e questo mi impedisce di avere con loro un rapporto persone per benissimo. Ma Chiambretti è partito senza di te, non è che ha avuto un po' di nostalgia là a vedere quello che poteva. Ma non lo so, io non è che frequento questa gente qui, io dovevo fare il programma. Però quando sono stato insultato da questa emittente, diciamo così. Emittente, sì. Ma cos'è? Non è un emittente? Sì, è un emittente, sì. Ma questo ti ha interrotto, ma sei un caponato. Tu dici, non ho capito. Comunque preferisco la 7 di Cairo, ecco, che ottimo, se non altro è presidente del Torino, è mio amico, preferisco andare alla 7, anzi ci vado anche domenica, mentre me ne strafrego di Mediaset, che pure nel caso di Rete4 segnalo che l'ho fondata io e l'ho venduta io alla Mondadori. E poi Berlusconi l'ha comprato a Mondadori. Quindi io diciamo che ho sputato in questo caso su una creatura mia, ma l'ho fatto volentieri proprio perché è cambiata completamente nei suoi contenuti anche etici, morali e stilistici. Addirittura etici. Ma la Unziger l'hai perdonato o no? No. Vabbè. Ma io la parola perdono io non la concepisco. Io non concepisco neanche il rancore, io non ho niente con nessuno, il rancore è una fatica tremenda da coltivarsi. Però il perdono no, questo lo lascio ai preti, alle monache, ai vescovi, agli arcivescovi, loro lo possono fare perché sono retorici. Io non perdono nessuno di quelli che mi hanno rotto le palle. Vabbè, ti abbraccio, ciao, a presto. Un abbraccio, ciao. Saluti.